Oggi, cari amici, andremo ad esplorare in anteprima il nuovo laboratorio segreto di Ice Cream 7. Ebbene sì, nel settimo capitolo, come ben sapete, ci sarà un laboratorio segreto di Roddy il gelataio. E oggi potremo esplorarlo insieme grazie al nuovo aggiornamento di Ice Cream 7 Fan-Made Factory 12, dove hanno aggiunto appunto questo laboratorio. Andiamo subito in partita, ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Ma adesso direi di partire. Cominciamo, andiamo in partita, andiamo ad esplorare il laboratorio segreto di Roddy. Ma che roba! Restate sintonizzati fino alla fine del video, perché poi vedremo pure le differenze fra il laboratorio che c'è qui in questo fan-made con quello originale, proprio che ci sarà nel settimo capitolo, vero? Vai! Si va in partita, si comincia! Vediamo appunto pure il filmato che a quanto pare è cambiato perché hanno modificato pure alcune cose all'interno della fabbrica. Guardate qua! Mamma mia, avete visto le pareti? È diventato tutto quanto a tema scientifico! Ma cosa? Ma mai che tipo un DNA sulla pancia, sulla maglia? Invece Charlie? Ma avete visto Charletto invece? Charlino caro! Ha tipo un'ampolla disegnata! E Mike tutto quanto preoccupato per la povera Lisa che sta di là. Oh mamma mia! Ma lui è Joseph! Ma non c'è Roddino! C'è Joseph Sullivan! Ma che roba! Quindi in questo, diciamo, capitolo fan-made non ci sarà più Rod. E Rod quindi a quanto pare potrebbe avere un aiutante segreto. Questo potrebbe esserci anche nel gioco originale. Tenetevi pronti, rimanete sintonizzati perché come vi ho detto pure nei video scorsi, Rod potrebbe non essere da solo nel settimo capitolo. Perché da un lato lui può andare in città insieme a Charlie, ma dall'altro lato chi è che resta a guardare la fabbrica? E qualcuno ci deve stare in fabbrica. E forse potrebbe esserci anche Joseph Sullivan. Questo comunque renderebbe il fan-made più simile al gioco originale perché c'è il laboratorio. Guardate qua! Durante questo filmato stiamo pure vedendo com'è questo laboratorio. Spettacolare e bellissimo! Non vedo l'ora che esca il vero Screen 7, così andremo a divertirci insieme nel nuovo laboratorio di Rod e andremo a scoprire tutti quanti i segreti nascosti. Ma povera Liz, che è stata congelata! E niente, Liz, non ti preoccupare! Adesso ci pensa il buon panino nei panni di Mike a venirti a salvare! Già che ci siamo, possiamo pure vedere le differenze che c'è fra il gioco fan-made con il gioco originale! Infatti, nel gioco originale noi sappiamo una cosa: Liz non compare nelle telecamere e Mike decide di buttarsi nel tubo, proprio come farà qui adesso in questo fan-made. Solo che qua invece l'hanno trovata Liz. E quindi Mike decide di tuffarsi per andare a salvarla, vai! Si butta! Ce l'abbiamo fatta! Questo nuovo aggiornamento di Screen 7 Fan-Made è stato fatto da DH Animation, che ha creato appunto questo mod dove hanno aggiunto il laboratorio! Ed eccoci qua, guardate! Questo qui in passato era una fabbrica di caramelle, adesso è diventato una sorta di laboratorio di Rod! Ma che roba, bellissimo! Spettacolare, vai! Adesso dobbiamo muoverci, dobbiamo darci una mossa per trovare tutto quello che ci serve e liberare la nostra cara Liz! Apriamo questa porta! A quanto pare non ci sarà Rod all'interno della fabbrica, ma ci sarà Giuseppino! Dobbiamo fare molta attenzione a Joseph Sullivan! In quest'ultimo periodo mi è veramente tornata una grande voglia di fare video, soprattutto con il nuovo aggiornamento di Mr. Meat 2 e la pre-registrazione di Ice Cream 7. Così posso fare sempre tante cose nuove! Guardatelo! Giuseppino! Lui è Joseph Sullivan, il padre adottivo di Rod! E a quanto pare potrebbe essere ancora vivo all'interno della fabbrica in qualche modo. Eccolo qui il nostro caro Giuseppino. Via, 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 corriamo, corriamo, corriamo! Beh, dopo tutto, se ci pensiamo, un collegamento con Joseph Sullivan potrebbe esserci nel settimo capitolo. Come abbiamo ben visto nei video scorsi, la mappa che potremmo trovare su Screen 7 potrebbe farci arrivare anche nel cimitero. E nel cimitero sappiamo che è sepolto Joseph Sullivan. So, Giuseppino! E fammi vedere tutto quanto qua! Fammi aprire questi armadietti, altrimenti io qua non posso trovare la tessera. Niente, non sta di qua! Via, via, via! Per poco, è qui vicino, per poco mi prende! Andiamo, andiamo, andiamo! Di corsa! Vabbè, sentite, sapete che faccio? Io mi metto qua sotto. E qua, Joseph, non sei in grado di scendere! Non lo puoi fare! Vai! So, ma caro Giuseppino! Sister Filippa ti aveva eliminato! Cosa ci fai vivo? Cosa ci fai in vita? Ma dai! Allora, fammi muovere qua, eh! Non diventare un gelataio cattivo come Rod! Ok, alziamoci! Sta andando via! Perfetto, posso controllare qua tutti quanti gli armadietti! Qui è vuoto! Vediamo di qua! Vuoto! Vuoto! Dove stiamo sto tesserino? Oh, ce l'abbiamo fatta! Tessera sconosciuta! Che però ci serve per entrare dall'altra parte, non ci serve più! E però Giuseppino, stai sempre in giro! Vai di là, vatti a fare una passeggiata, vai da Rod! Fammi esplorare tutto quanto quel laboratorio come si deve! Scappiamocene! Che poi c'è scritto Caramel Corpse in questo tesserino! E ci fa andare appunto nella stanza del caramello, ok?
Perfetto, ed ecco qua la stanza del caramello segreto. Adesso dobbiamo trovare tutti quanti i sacchetti da mettere qua dentro. Non sarà un'impresa facile, ma dobbiamo farcela, ci dobbiamo provare. Metti qua, inseriamo già la leva che tanto adesso non possiamo attivare. Vediamo qui se c'è qualcuno. Ok, Joseph non sta da questo lato, invece sta di qua. Ma dai, Joseph, ma fammi girare, fammi mettere qua dentro, va. Cerchiamo tutti quanti i sacchetti che ci servono. Ok, Joseph non sta venendo di qua. Abbiamo trovato pure l'altro sacchetto da mettere di qua dentro il vassoio. No, dai, ma Giuseppino, ma fammi muovere. Guardatelo qua, Joseph Sullivan, com'è tutto quanto cattivo che ci vuole venire a prendere. Peggio di Rod. Ma Joseph, ho notato che ti si è rotta la maschera, che hai fatto? Vabbè, mettiamo qua dentro, dobbiamo trovare l'ultimo sacchetto. Non so dove si possa trovare, ma nel frattempo vediamo se riusciamo a trovare qui da questo lato il bastone. Niente, non troviamo niente. Ma sto coso sta ovunque. Ma non mi lascia stare neanche un attimo. Non mi lascia via, via, via. Andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo se qui c'è il sacchetto. No, non sta di qua. Vabbè, allora facciamo una cosa, va. Andiamo dentro il laboratorio che sta da questo lato, nonché anche stanze di estrazione. Cara Liz, ti libererò. Ce la farò a portarti via di qua. Via, 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 andiamo, andiamo, andiamo di corsa. Abbiamo preso qua il sacchetto di zucchero. E per fortuna Joseph Sullivan non ci ha preso. Siamo riusciti a scappare. E quindi di corsa, mettiamo di qua. Ok, dobbiamo recuperare adesso il bastoncino che si trova dove abbiamo trovato l'ultimo sacchetto. Quindi dobbiamo di nuovo fare qua l'intero giro. Avrei preferito comunque un nuovo aggiornamento anche con una stanza nuova. Cioè, comunque sarebbe stato interessante e poter esplorare nuovi posti in anteprima tramite nuovi aggiornamenti. Chissà se Atuel farà un grande aggiornamento di questo fanmade. Secondo me ci sta, visto che adesso abbiamo pure delle notizie ufficiali per quanto riguarda Ice Cream 7. Giuseppino, e dove sei? Vabbè, meglio così che se ne è sparito, meglio così. E no, è tornato invece, è tornato! Ma non ci credo, non ci credo, ma che roba! Via, 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 tiriamo questa bella levuccia. Oh, sì! Creiamo il caramello più buono del mondo! E ce l'abbiamo fatta! E adesso è arrivato il momento di prenderlo, di raccoglierlo con il bastone che abbiamo in mano. Perfetto! Caro Giuseppino, non te lo darò mai il caramellino, non te lo darò mai, me lo terrò soltanto per me. No, niente, in realtà devo darle a questi qua, dietro sta porta segreta. A quanto pare lì dietro ci stanno delle persone timide che non si fanno vedere se io sono qui in bella vista. Quindi mi tocca tipo nascondermi, andare da qualche parte, cioè non devo farmi neanche vedere da Rod. Quindi, anzi, più che Rod, da Giuseppino, non mi deve vedere nessuno, se no non mi daranno mai il dischetto per poter liberare la nostra cara Liz. Vai, e fra poco tenetevi pronti perché vi farò vedere pure il laboratorio ufficiale di Ice Cream 7. Insomma, tante cose andremo a vedere, tante tante belle cose. Una grande serie sta per tornare. Mi raccomando, lasciate tantissimi like per supportare la grande ritorno di Ice Cream, che sono veramente molto emozionato. Quando ho visto appunto Ice Cream 7 in pre-registrazione ero contentissimo. Potete immaginare la mia felicità di vedere una delle mie serie preferite in pre-registrazione con nuovi capitoli. Ok, avremo qua il dischetto. Oh, finalmente è qui sotto. Via, via, via. Scappiamocene via da sto postaccio di corsa. E adesso è arrivato il momento di mettere qua dentro il computer. Perfetto, nascondiamoci qua dentro il macchinario di estrazione, che a quanto pare qui Giuseppino non ci può vedere. Se ci nascondiamo qua non ci vede nessuno. Meno male, cioè noi siamo proprio nel posto dove Rod potrebbe estrarci. E no, non va nel macchinario, non ce la fa proprio. Dai che fra poco andiamo a liberare la nostra cara Lisetta. Ok, andiamo di qua. Premi yes, sì! Abbiamo hackerato il computer per poter liberare Liz, che era stata imprigionata. Chissà quale esperimento malefico voleva farci Rod all'interno di questo laboratorio segreto. E adesso tutti quanti a casuccia! Cioè, più o meno, no, non è che stanno andando a casa, stanno andando nella stanza del telefono. Ma per fortuna non c'è Rod nei paraggi. In questo modo possono tornare senza farsi vedere. Senza neanche dei mini Rod. Cioè, immaginatevi se ci stavano pure i mini Rod all'interno di sto fanmade. Non si ci poteva più muoversi. Ok! Adesso tutti quanti qua per cercare dove sono appunto. No, in effetti è vero, chi stanno cercando da ste telecamere se ormai sono tutti quanti lì. Vabbè, facciamo una cosa, passiamo adesso a vedere insieme il vero laboratorio ufficiale di Screen 7, così vedo proprio le differenze. Ed eccola qua, differenza fra il fanmade e gioco originale. Nel fanmade, come vi ho detto prima, Mike si butta all'interno del tubo per poter salvare Liz, che è stata imprigionata. Invece nel gioco originale Mike si butterà nel tubo perché non riescono a trovare Liz attraverso le telecamere. Nel fanmade, tra l'altro, noi guidiamo soltanto
soltanto Mike. Nel gioco originale invece guideremo Charlie, Jay e Liz. Liz sarà un personaggio che noi potremo guidare e con Charlie andremo pure all'interno della città. Ci muoveremo come nei primi 3 capitoli di Ice Cream. Invece Liz sarà all'interno del laboratorio. Invece nel Farm Edit siamo soltanto all'interno di un unico posto, di un posticino piccolo. Spero che possa uscire un nuovo aggiornamento di questo Farm Edit dove potremo vedere pure nuove zone nascoste che per il momento non si possono vedere. Tra l'altro nel gioco Farmade noi siamo all'interno della stanza delle caramelle, invece nel gioco originale esploreremo un laboratorio segreto con tante novità. Resta soltanto un'incognita: nel Farmade noi siamo potuti entrare all'interno della stanza di estrazione, abbiamo potuto vedere che cosa c'è. Nel gioco originale su Screen 7 potremmo entrare là dentro, su questo ancora non si sa, però lo scopriremo molto molto presto. Tenetevi pronti perché molto probabilmente Screen 7 uscirà a dicembre, è già in preregistrazione. Se avete fatto la preregistrazione andatevi a registrare, così appena uscirà il gioco potrete installarlo e tra l'altro potete pure vedere le nuove immagini ufficiali del gioco. Ed ecco qua, io direi di concludere appunto con il vero laboratorio che troveremo nel 7° capitolo. C'è un macchinario con delle cosette qua, con dei pulsanti, con delle provette, un'ampolla e tra l'altro una formula da dover completare. Chissà cosa dovremo fare, ma soprattutto tenetevi pronti perché appena usciranno novità su Screen 7 ve le farò vedere molto molto volentieri. Il video finisce qua, fatemi sapere qui sotto ai commenti cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spalliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. L'avventura non finisce qua perché qui davanti a voi compariranno ben 4 schede con 4 serie differenti. Cliccatene una buona visione e ci vedo direttamente di quelle serie. Ciao a tutti e buon panino a tutti.